Ebbene, ci siamo. Volevo fare questo video da un po' di tempo, ma adesso sono sicuro di doverlo fare. Il fallimento di Amico Vlog, o meglio della serie Misteri da cacciare. Siamo partiti alla grande, diciamo così. C'erano alcune puntate che veramente facevano il botto. Ci sono stati dei momenti interessanti, delle cose molto interessanti. Ultimamente, però, sta andando tutto a scemare. Non si arriva neanche alle 1000 visualizzazioni, il che è un peccato, perché è una serie che comporta un dispendio enorme di energia e soprattutto di investimenti. Tanti di voi mi contattano e mi dicono: vieni a fare un'indagine qui, di là, in tutta Italia in pratica. Ma a questo punto non ha più senso. Non terminerà la serie Misteri da cacciare, ma la porterò avanti solamente quando potrò e in delle occasioni particolari. Di sicuro non andrò apposta in luoghi lontani a fare video perché sarebbe veramente un dispendio di soldi. Il motivo? Perché non succede quasi mai niente. Tutto lì. Perché se fossi come tutti gli altri, se ci buttassi effetti speciali e altro, con la suspense a 1000, le cose sarebbero diverse e lo sapete bene anche voi. Non ditemi a prova a farli più lunghi, perché no, sono noiosissimi se non succede nulla. Infatti, chi ha successo e fa video lunghi è perché succede il mondo della roba. Ovviamente è tutto falso, lo sapete. Ho provato comunque anche con i video lunghi, non si ottiene niente. La gente non è interessata alla realtà, la gente è interessata a farsi prendere in giro, più che altro, ma non neanche la finzione palese, palese, è quella finzione che viene mascherata e la gente vuole credere che sia vero. Quindi non funzionerebbe se facessi un video e dicessi: ragazzi, quello che vedrete è tutto falso. No, così non funziona. Deve essere fatto in modo che sia reale e la gente ci vuole tanto credere. Purtroppo non c'è via di mezzo. La gente o è scettica o deve credere a tutto quello che vede su YouTube. E c'è poco da fare, io non mi metterò a fingere sui video, assolutamente no, preferisco non farli piuttosto e continuare con altro. Mi chiedete anche dei rituali, i rituali torneranno, ma ormai ce ne sono veramente pochi da fare, pochissimi, ce ne sono alcuni che non posso fare per motivi etici, quindi c'è rimasto veramente, veramente poco da sperimentare. Quindi continuerò più che altro con i misteri, curiosità, leggende e tante altre cose che sono più semplici da realizzare e comportano meno tempo, perché il problema è proprio questo. È il tempo. E con il tempo libero, faticare così tanto, ecco, per farlo vedere a pochissime persone non ha senso. Preferisco dedicarlo magari a fare altro piuttosto. E quindi niente, come detto, non terminerò quella serie Misteri da cacciare, assolutamente no, semplicemente potreste vedere meno puntate del solito. Per questo motivo mi dispiace semplicemente che ci sia stato questo fallimento. Un saluto.